quarta puntata di Rete 8 Libri qui dal centro d'Abruzzo di San Giovanni Teatino e soprattutto dalla libreria Coop si apre in un modo diverso, perché diamo i nostri consigli di lettura all'inizio della puntata, ma li daremo anche alla fine, perché i consigli che voglio dare adesso non sono quelli relativi alle anticipazioni, alle presentazioni che avverranno qui alla libreria Coop, quelli sono appannaggio assoluto di Erika Panichi, ma invece sono consigli legati più ai fatti del nostro tempo e diciamo a un fatto in particolare e a una ricorrenza. Il primo fatto che ha colpito tutti o tanti in questi giorni e che riguarda comunque la letteratura, perché anzi riguarda la letteratura proprio quella con la L maiuscola, visto che parliamo dell'attribuzione del premio Nobel al menestrello Bob Dylan. Ora, sospendendo il giudizio se sia sulla riflessione, insomma se sia opportuno o meno dare un premio Nobel ad un cantautore, e se sì, aggiungo io, bisognerebbe istituire anche per esempio un premio Nobel postumo e darlo a Fabrizio De André, ma questa è una considerazione personale, e posto che lo sia, e molti sono d'accordo, perché i versi di Bob Dylan hanno detto molto e soprattutto la sua musica, ma la sua esperienza globale musicalmente parlando, ha fatto storia. Allora forse sarà così, sarà come diceva lui, i tempi stanno cambiando, anche nell'attribuzione del Nobel. Ma se non sapete che pesci prendere, se non sapete farvi un'idea, beh, può servire documentarsi sia sui testi di Bob Dylan e in genere sul personaggio. E quindi il mio consiglio personale, fuori dalle presentazioni, è questo libro, La voce di Bob Dylan, di Alessandro Carrera, edizione Feltrinelli. Ma il mio consiglio personale è soprattutto di leggere i testi delle canzoni di Dylan, basta digitare su Google testi di Bob Dylan, traduzione in italiano, e ci si fa un'idea anche importante su quello che ha scritto, su quello che produce Dylan ancora oggi. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Poi, visto che abbiamo parlato di fatti, e quindi il fatto è il Nobel di Bob Dylan, e di ricorrenze, beh, il 2 novembre è l'anniversario della morte, della uccisione di Pierpaolo Pasolini. Anche qui comunque la pensiate, Pasolini. La notizia della sua morte ha
fatto sicuramente un danno alla cultura, al pensiero italiano e non solo, e alla produzione artistica italiana. Lui si è occupato di tutto, dalle poesie al teatro, dai romanzi al cinema. Personalmente credo che meriti di essere letto qualsiasi cosa. Qui alle mie spalle abbiamo un piccolo esempio dei libri firmati da Pierpaolo Pasolini. Io in mano ho Le ceneri di Gramsci, e poi posso anche citare, perché no, Petrolio. Insomma, se vogliamo parlare di un uomo il cui pensiero ha delle radici nel passato, con una genialità di visione rispetto al futuro, beh, sicuramente dobbiamo parlare di Pierpaolo Pasolini. Personalmente invito a riscoprire il teatro di Pasolini, il vituperato teatro di parola di Pasolini, perché visto con una certa difficoltà, perché è una lettura sicuramente ostica, ma visto che poi a noi lettori le sfide piacciono, perché no? Mettiamoci a rileggere anche, o a leggere, il teatro di Pasolini. E adesso invece spazio al libro del giorno, quello che si presenta oggi qui alla libreria Coop, ed è il libro di Marina Nunziato. Nel mio cuore un milione di stelle, questo è il libro che si presenta oggi qui al centro d'Abruzzo, la libreria Coop, e che è il secondo libro di Marina Nunziato come romanzo. Poi ci sono altre produzioni di cui parleremo, anche particolari, perché c'è di mezzo anche la cucina, ma in questo caso Nel mio cuore un milione di stelle cominciamo subito. Una storia fatta di tante storie, di tanti protagonisti che si raccontano. Si può dire che uno dei temi dominanti, forse il tema dominante, è l'amore. Ma che altro si può dire di questo libro? Diciamo che il tema dominante è l'amore, ma soprattutto è la condivisione. Che cosa si può dire? Che questo libro nasce, l'idea originaria era di una mia necessità di trovare il senso della vita. Poi per farlo però dovevo ripercorrere il mio passato, e non ci sono più i miei genitori e sono stata in una casa di riposo per ricreare lo scenario del mio passato, della mia infanzia, e lì la fusione di tre elementi fondamentali hanno dato origine a questo libro, che sono la voglia di raccontare, di ascoltare, l'amore per la scrittura e il rispetto degli anziani, e quindi di questi anziani che mi hanno regalato fette della loro vita. E devo dire che invece di trovare il senso della vita, ho dato un senso alla mia vita e a quella di quelli raccontati in questo libro. Che cosa le ha permesso di scoprire un universo così particolare come quello di una casa di riposo, con gli anziani che spesso, insomma, vengono non ascoltati, proprio il contrario, anzi quasi bypassati con fastidio, e che invece di storie evidentemente ne hanno tante da raccontare? Sì. Ma è proprio questo, che io ho sempre amato mia nonna e ho fatto di mia nonna un idolo, e quindi ogni volta che sono vicino ad un anziano riporto in vita lei, e devo dire che ho proprio questa passione sia per i bambini che per gli anziani. E quello che dici tu è vero, perché noi proprio non li consideriamo, diciamo che li ammucchiamo in luoghi lontani da noi, perché sono fuori tempo, perché non sanno più produrre, perché sono ingombranti. Invece io adoro gli anziani e voglio che le persone, leggendo questo libro, li riscoprano e scoprano che sono poi quelli che conservano i valori demodé, che invece dovrebbero tornare di moda, perché sono valori che ci aiutano a vivere un futuro migliore e un presente normale. Dicevo, tante storie, si apre con l'attesa del Natale, e poi ce ne sono tante altre. Qual è quella in cui forse che ha avuto più difficoltà a scrivere, ecco, in senso di commozione? Guarda, è la storia, la prima, che è quella di Annina, che racconta del brodo di Natale, e che deve uccidere la gallina. Quando me l'ha raccontato, lei ancora era schifata dal fatto che ha dovuto uccidere questa gallina, che poi in realtà non ce l'ha fatta, e questa gallina, immergendola nell'acqua bollente, si è svegliata. Beh, questa donna ha più di 96 anni, ancora oggi dice: sai, quando vedo le galline vive penso che le dobbiamo uccidere, io sto male. Questa storia mi commuove. Beh, sicuramente anche una commozione originale, perché io per esempio ricordo a casa mia, mia nonna non aveva tanto difficoltà a tirare il collo alla gallina per il brodo di Natale. Brodo di Natale all'abruzzese, peraltro, permettetemi di dirlo, fantastico, sì, fantastico e buonissimo, con le polpettine di carne e il cardone.
però Annina era una bambina. Quindi poi lei ha dovuto fare i conti con la fame, dire ah io non mangerò mai, perché aveva anche dato un nome a questa gallina. Quindi dice io non mangerò mai questo brodo, in realtà poi ha fatto i conti con la fame e ha detto sì ok ma io devo mangiare. Ecco, quindi ha ceduto alla fame. Partendo da una storia invece difficile, appunto come quella della povera gallina di Annina, parlavamo prima di un libro che ha messo insieme anche delle ricette. Quella è stata un'altra esperienza diretta, in questo caso più ai bambini. Sì, perché io sono stata un'assistente pediatra per 16-17 anni e diciamo che ho visto migliaia di bambini e poverini, ne ho vaccinati migliaia e migliaia. E si rivolgevano a me per lo svezzamento. Allora, siccome sembravo un disco ripetitivo, inceppato, che cosa gli do da mangiare, che cosa gli faccio, gli do sempre la stessa cosa, ho detto ok, facciamo un libro che possa essere utile alle madri e anche ai bambini, perché è un libro che è abbinato alle favole, quindi ci sono sia le ricette per bambini e sia le favole. E devo dire che in ambulatorio ha avuto molto successo. E per un po' mi hanno fatto respirare, mi facevano altre domande, non solo sullo svezzamento. La giornalista che è in me ha sentito la parola vaccini e si è subito agganciata all'attualità, perché se ne parla tantissimo, della utilità o meno, qualcuno li mette in discussione, non sono tanti, però creano parecchio movimento al punto che c'è un allarme proprio dei medici che invece nella stragrande maggioranza consigliano questi vaccini. C'è chi aveva abbinato addirittura alcune problematiche tipo quella dell'autismo ai vaccini, sembra sia stato smentito. Qual è l'opinione di una persona che insomma c'è stata vicino? Beh, ne ho vaccinati 14.000 di bambini. Diciamo che adesso dimentichiamo che la polio ha seminato il terrore anche fino agli anni 60. Io ho moltissime amiche colpite dalla polio. Beh, non parliamo male dei vaccini, perché se non c'è più la polio, non c'è la difterite, non c'è l'epatite B, beh, questo lo dobbiamo ai vaccini. Tra l'altro polio, che è una delle malattie che è vero in Italia non c'è più, ma in altri luoghi del mondo c'è, e quindi ovviamente in una società globalizzata come la nostra arrivano anche le malattie, non sì. Solo le cose positive che magari arricchiscono la cultura. Lasciamo da parte invece i vaccini, torniamo al libro, questo, poi ce n'è stato uno prima. Sì, il primo è stato Con tutto il cuore che mi è rimasto, ed è un libro dove il dolore è l'attore principale. E poi con il secondo, che è questo, c'è un'evoluzione del dolore che invece di essere l'attore principale diventa un mio amico e la mia musa ispiratrice. Se uno fa un altare al dolore è destinato a soffrire per tutta la vita, ma se tu quel dolore lo rendi costruttivo riesci a costruire e a vedere il mondo in un'ottica diversa. In entrambi i titoli dei libri c'è la parola cuore, una scelta voluta o una coincidenza? No, non è una coincidenza. Come potevo non ringraziare il cuore, che nonostante il dolore che ho dovuto superare, il fatto che avrei voluto uccidermi e ci ho provato parecchie volte, ha continuato a battere. Io credo che il cuore ha un suo cervello funzionale e se noi lo facciamo esprimere, diventa un direttore d'orchestra e armonizza l'io interiore con il mondo che ci circonda, e quindi per me la parola cuore ha un grande significato. E la scrittura è l'unico elemento che mi lega, e per me è come una lampada accesa che mi lega a mia figlia che non c'è più. E io vivo per la scrittura, perché ogni volta che io mi siedo a scrivere io sento mia figlia accanto a me. Ecco perché scrivo. Riporta un po' alle atmosfere musicali ascoltate poco fa, quelle di Bob Dylan, il gruppo che accompagna la presentazione del libro di Maria Paola Colombo, Il bambino magico,
Lei, di Novara, era già stata in Abruzzo per ritirare il premio Flaiano, vinto con il suo primo romanzo, Il negativo dell'amore. Questa invece è la musica dei Travelers Hope. Siamo in un villaggio, in un piccolo villaggio dell'Africa. È una storia che parte dal nucleo familiare con due fratelli, uno dei quali ha una particolarità che possiamo anche dire, e che è una particolarità che in quel villaggio, ma probabilmente anche in tanti altri, viene vista un po' come un marchio di diversità. Anche in negativo, e quindi spetta poi alla famiglia fare in modo che quel marchio non diventi un'espressione diabolica, ma sia invece una risorsa. Sì, Moussa è un bambino albino e, dicevi bene, in Africa, in alcune parti dell'Africa, gli albini sono proprio perseguitati, sono ritenuti figli del diavolo, vengono perseguitati, catturati, uccisi e vengono fatte pozioni magiche con parti del loro corpo. E Moussa è il bambino albino, il bianco nell'Africa nera, così come poi, e lo anticipo, nella seconda parte del romanzo vedremo i nostri protagonisti coinvolti in una storia di migrazione, quindi neri poi in una terra bianca. Albino tu non te che te Forse la dimensione dell'albinismo di Moussa in realtà ce l'ha anche una metafora più ampia ed è un modo per affrontare il tema della diversità. Una diversità che rende Moussa un personaggio estremamente coraggioso. È il più fragile, è il figlio in fondo che un padre africano non vorrebbe, ma nonostante questo e forse proprio per questo ha delle risorse interiori che lo rendono al di sopra, se vogliamo, delle regole, delle indicazioni di vita, e gli permettono di costruire un percorso di libertà. In questo villaggio infatti Moussa ha una famiglia solida che comunque lo accetta, sì, e che fa di tutto perché lui sia accettato anche dal resto del villaggio, che poi in qualche modo insomma arriva ad accettare questa diversità. Protegge, è una comunità che protegge. Anche se all'inizio qualche dubbio lo avevano avuto. Sì, certo, con la difficoltà del misurarsi con un'esperienza difficile, però proprio la forza grande di questo legame tra i membri della comunità, che nonostante una tradizione che indurrebbe alla paura, superano in ragione del legame, degli affetti e anche della guida profetica del marabutto Tafa, che dà un'indicazione chiara. Moussa, come tutti quanti gli abitanti del villaggio, è figlio di Dio e quindi è intoccabile e va custodito. Ora, raggiunta questa appunto accettazione nel villaggio, eppure per le altre sirene che ci sono in giro, i due fratelli comunque decidono di lasciare il villaggio dopo tante altre cose che succedono e che non anticipo, e di raggiungere in questo caso l'Italia. Come mai nel momento in cui appunto una comunità ti si stringe intorno accettandoti per quello che sei, questi due ragazzi non sono contenti, non sono paghi, non sono soddisfatti e cercano comunque altro? È anche un'espressione dell'indole umana che cerca sempre altro, o semplicemente delle sirene sbagliate che li hanno attirati? Beh, noi li incontriamo bambini, li vediamo crescere, vediamo anche però il mondo esterno premere intorno alla vita del villaggio. È un villaggio semplice dove le persone non muoiono di fame, ma cominciano a fare fatica a vivere dell'agricoltura di arachidi, che è un po' la fonte di sostentamento delle famiglie. Quindi sentiamo il mondo esterno che rende sempre più complicato rimanere al villaggio. Però effettivamente il vero motore di questo viaggio è un altro. E qui dobbiamo far entrare in scena l'altro personaggio, Miriam. Miriam è una bambina che preferisce giochi di corse ai mestieri femminili, alla danza, è l'amica. È anche il primo amore dei fratelli. I due fratelli e Miriam si scambiano una promessa,
una di quelle promesse che si possono fare soltanto quando si è piccoli, per sempre insieme tutti e tre. E Miriam in questa storia rappresenta quel lato dell'indole umana, il desiderio, è il motore narrativo, è lei che dà inizio al viaggio. Porta i fratelli nelle avventure fin da bambini, fuori dal villaggio, fino al fiume, sulla città, sul mare, e sarà lei per prima a concepire l'idea dell'Europa e dell'Italia. Alza sempre l'asticella lei, insomma. Sì, e credo che non sia un caso che questo compito narrativo sia affidato a una figura femminile. È un libro che ti porta proprio in questi luoghi, soprattutto nella parte appunto che riguarda l'Africa, che ci è meno familiare, perché in Italia bene o male ci siamo, e riusciamo proprio a cogliere l'atmosfera, il sapore, i colori, i rumori, la luce che c'è da quelle parti e anche nei personaggi. In realtà questo libro è nato con l'intento di raccontare Rosarno e raccoglitore di arance, che non ci sono peraltro nel romanzo. Quando ho cominciato a documentarmi e a scrivere le prime pagine, mi sono resa conto che mi era difficilissimo rendere i personaggi vivi, sentirli, perché li rappresentavo secondo una catena di stereotipi, per cui certo la difficoltà, l'indigenza, il contesto ostile, le condizioni di vita difficili, ma sono solo un pezzettino. Ho sentito il bisogno per sentire davvero i personaggi di tornare in Africa, di sapere che cosa avevano sognato, a che giochi giocavano, cosa mangiavano. Di partire proprio dall'origine. Sì, e lì la scoperta, che poi è la scoperta dell'acqua calda, che in realtà l'Africa è un continente, che in un tempo difficile come il nostro è rappresentata sempre solo per il lato critico, no? E quindi la dimensione di immensa povertà, tutto il tema delle guerre, il tema delle migrazioni, dei migranti economici, che è assolutamente prioritario e il romanzo lo affronta, però ho sentito di non poter più accettare quel modo di considerare l'altro povero, dove però la parola povero sta a indicare una categoria solo economica, cioè si può essere poveri economicamente ma avere una ricchezza ed essere portatori, oltre che di una storia significativa, di elementi fondamentali per spalancare la vita di chi incontri, ed è per questo che i miei personaggi nella seconda parte è il loro sguardo su di noi, e quando incontreranno i personaggi italiani il rapporto sarà un rapporto paritario. Aiutano e sono aiutati, imparano ma insegnano. Ecco, questo è il percorso che ho fatto intanto io nella scrittura di questo romanzo. Invece volevo chiederti, prima di questo libro, come dicevo prima, c'è stato un altro romanzo, Il negativo dell'amore, e poi c'è stato un premio Flaiano che a noi è particolarmente vicino e caro. Com'è andata? Come ti sei avvicinata alla scrittura e poi quando hai avuto quel buon risultato, che sia il Flaiano ma anche soprattutto dei lettori e di come è andato il libro, che esperienza è stata? Guarda, io mi ritengo una persona straordinariamente fortunata. Penso che probabilmente c'è una voce narrativa che poi parla alle persone, sennò tante cose non sarebbero accadute, ma è molto difficile passare dal scrivo, mi piace farlo, al riesco a trovare uno spazio, ad aprire un dialogo attraverso la pagina. E in questo sono stata fortunata perché ho incontrato la mia prima editor, Giulia Aichino, che ha saputo, leggendo una raccolta di racconti, vedere la possibilità di una voce narrativa che poteva sostenere il viaggio di un romanzo. Quando io ho cominciato a scrivere, ho scritto le prime 50 pagine e l'ho fatto con un contratto già firmato. Eppure non avevo mai scritto un romanzo e tante volte mi domando se non avessi avuto la fortuna di essere così sostenuta. Ce l'avrei fatta ad essere una di quelle persone che magari vanno avanti per anni a scrivere, hanno 2, 3, 4, 6 romanzi prima di riuscire a ritagliarsi uno spazio. Non so se quell'ostinazione lì l'avrei avuta.
questa fortuna, diciamo così, di riuscire a firmare e avere un contratto prima ancora di aver scritto un libro, secondo te può capitare ancora nel panorama editoriale attuale, che è molto complesso, molto difficile, molto più impervio forse? Ma io sono possibilista sempre. Però già dal 2010-11, quando è cominciata la mia avventura ad oggi, tante cose sono cambiate ed è sempre più difficile. Poi, come sempre nelle cose meravigliose che spalancano la vita, la differenza la fa l'incontro. E ci sono in tutti i contesti ancora persone intelligenti, che hanno voglia, visionarie, cioè che sanno vedere e a partire da una situazione sanno immaginare un seguito incredibile. Questo vale nell'editoria e vale anche in tanti altri contesti. Hai immaginato la storia di Moussa e di Igor, insomma di tutta la combriccola del bambino magico, in una veste di cinematografica o televisiva, per esempio? Beh, diciamo che ci spero. Sì, insomma. Perché si presta? Ci potrebbero essere degli spazi in realtà. Ah, vedi, io non lo sapevo. Caramanzia. Giuro che non lo sapevo, però ci provo sempre, perché poi insomma leggendo un libro si vede quando c'è la storia cinematografica, allora io quando la vedo faccio la domanda. Sai, anche tanto a che vedere con la modalità della mia scrittura. Perché quando io scrivo, più che scrivere, trascrivo. È come se davanti agli occhi io vedessi un film e l'attività che faccio è con la maggior urgenza possibile, con il maggior livello di dettaglio rispetto a quello che sto vedendo, trascrivere. E quindi credo che nella scrittura resti proprio un orientamento forte sull'immagine e su quel tipo di strutturazione. Quindi il film è già fatto, in un certo senso, anche se è uscito su carta, ma poi prima o poi potrebbe arrivare al cinema. Io ringrazio Maria Paola Colombo, che sa, che è attesa dalle persone che vogliono ascoltare questo racconto. Però un'ultima cosa, oltre al film di cui non parliamo più, un altro libro? In pancia. Non mi metto mai a scrivere, anche quando l'idea arriva, finché non c'è un'urgenza estrema. Cioè quando proprio mi scappa il libro, allora fermo tutto intorno e mi metto a fare quello. Alle loro eccellenze, i signori membri e responsabili dell'Europa, abbiamo l'onore, il piacere e la grande fiducia di scrivervi questa lettera per parlarvi del nostro viaggio e della sofferenza di noi bambini e giovani dell'Africa. Ma prima di tutto vi presentiamo i nostri saluti più squisiti, rispettosi. Siate il nostro sostegno e il nostro aiuto. Siatelo per noi in Africa, voi ai quali bisogna chiedere soccorso. Ve ne supplichiamo per l'amore del vostro bel continente, per il vostro sentimento verso i vostri popoli, le vostre famiglie e soprattutto per l'amore per i vostri figli, che voi amate come la vita. Signori membri responsabili dell'Europa, è alla vostra solidarietà e alla vostra gentilezza che noi gridiamo aiuto per l'Africa. Aiutateci, soffriamo enormemente, aiutateci. Abbiamo dei problemi, i bambini non hanno diritti. Noi africani, soprattutto noi bambini e giovani africani, vi chiediamo di fare una grande organizzazione utile per l'Africa, perché progredisca. Se vedete che ci sacrifichiamo, rischiamo la vita, perché soffriamo troppo in Africa. Noi vogliamo studiare, vi chiediamo di aiutarci a studiare per essere come voi. Infine vi supplichiamo di scusarci moltissimo di aver osato scrivervi questa lettera, in quanto voi siete degli adulti a cui noi dobbiamo molto rispetto. Scritto da Yagin e Fodé, due bambini guineiani. Eccoci al momento invece dei consigli. Abbiamo parlato dei miei consigli all'inizio della puntata, che riguardano fatti e ricorrenze, invece qui siamo ai consigli del libraio, che poi è la libraia, dovremmo anche cambiarla questa scritta, i consigli del libraio. Erika è la libraia, si chiama Erika, e i libri che presentiamo per la prossima volta, anzi per i prossimi appuntamenti qui in libreria, sono? Allora, sono due romanzi, uno è di Vincenzo Di Pietro, Dal Margine, Ensemble Edizioni, sarà ospite da noi il 4 novembre, sempre alle 18, è un romanzo metropolitano, diciamo, è un romanzo dove il personaggio principale viene catapultato a Roma dalle langhe piemontesi e si ritrova a passare appunto da una vita al margine ad una vita vera e propria intensa, perché qui conosce una ragazza che gli fa perdere completamente la testa, una persona un po' fuori dalle righe, e da qui parte la storia. Non vi dico altro. Mentre il giorno dopo abbiamo Evita Greco con Il rumore delle cose che iniziano, Rizzoli, e il suo romanzo d'esordio. Lei, diciamo che da piccola aveva questo sogno di scrivere,
Era una bambina dislessica, quindi è stato per lei anche molto faticoso, insomma, raggiungere questo traguardo, ma ce l'ha fatta e ce l'ha fatta anche molto bene. Ho letto il romanzo, a me è piaciuto tantissimo. È una storia molto bella dove si parla di amore tra una nipote e una nonna, di amore con la maiuscola, insomma, ci sono diverse storie. Diciamo che la parte molto molto interessante è quella appunto di questo rapporto tra nipote, tra Ada e Teresa, che insomma non è da perdere. Benissimo, allora a me non resta che ricordare il terzo appuntamento che andrà a comporre la puntata di Rete 8 Libri del 9 novembre e che riguarda naturalmente la presentazione di un libro che si terrà qui alla libreria Coop. Il 3 novembre, nell'ambito di un'iniziativa su salute e benessere, arriverà Giulietta Bandiera per presentare il suo libro Oltre il cancro, un percorso in 21 passi verso la salute.